cari figlioli, date una carezza io e fa. Un momento in nuova centrale, dopo un lungo. Attenti, di terra, di Aldo le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al uomo. Anche il re è soprattutto del popolo. Io credo che i nostri soldati, al momento dell'offensiva sul fronte orientale, non debbano attendersi né debbano mostrare alcuna pietà. Alcuna pietà! Wenn Sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Hitler aveva sempre voluto dar vita a un nuovo tipo di soldato. Nel corso della guerra riuscì con successo sempre maggiore a infondere nelle truppe lo spirito nazista. È l'unico modo per spiegare una resistenza tanto prolungata della Germania. I valorosi combattenti di Sörved ricevono le medaglie al valore. Schörner era il tipico ufficiale che ordinava sempre di resistere a oltranza. Si rese conto immediatamente che sarebbe stato impossibile tenere la penisola, ma che il Führer in persona ci aveva ordinato di resistere fino all'ultimo uomo. Una cosa era sicura. Un soldato semplice di prima linea non ne esce mai tutto intero. La battaglia di Sörved fu militarmente ingiustificabile, politicamente folle. Questi uomini sanno di dover difendere il suolo tedesco. Sì, signore, siamo tutti consapevoli che dobbiamo mantenere la posizione senza arretrare di un solo passo. E sono convinto, oggi più di quanto non lo sia stato in tutta la mia vita, che un giorno innalzeremo la bandiera della vittoria. È l'inizio della fine. Dopo lo sbarco degli alleati in Normandia, nel giugno del 44, la Wehrmacht, l'esercito tedesco, è a un passo dalla disfatta. Quella degli uomini di Hitler era una lotta senza speranza, ma combattuta forse proprio per questo con sempre maggiore intensità. Ma il crollo dell'esercito di Hitler viene vissuto e raccontato a Trent Park, vicino a Londra, dagli ufficiali tedeschi catturati. Tutte le loro conversazioni sono registrate dall'intelligence service e le loro parole, fino ad oggi inedite, costituiscono una testimonianza esclusiva e straordinaria di cosa pensavano davvero gli uomini di Hitler nei mesi e nelle settimane prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Pace. Per cosa continuiamo a combattere? Volete saperlo? Il partito. Quelli del partito non possono fare la pace perché sanno bene che finiranno impiccati. Avete ragione. Nessuno vuole trattare con loro.
Nemmeno se il governo si dimettesse, la situazione si sbloccherebbe. E quando gli alleati si renderanno conto di essere in un vicolo cieco, verranno da noi a negoziare. Ma a questo punto io non credo che saremmo d'accordo. O la Germania soccombe o crollano loro. Gli americani non sanno più perché combattono. Quando i loro morti saranno troppi, si chiederanno: ma che diavolo ci stiamo a fare noi qui? No, no, no. Entro primavera sarà tutto finito. Massimo in primavera gli alleati riusciranno a sfondare. E allora sarà tutto finito. Io non la penso così, Herr Wildermuth. Dopotutto, restiamo pur sempre ufficiali tedeschi. Che bisogna fare per essere un buon soldato tedesco? Il senso dell'onore può costringerti a resistere ad oltranza anche quando la situazione è disperata? Nell'ultimo anno del conflitto, ogni soldato di prima linea, al di là del grado, del carattere personale o dell'incarico, deve fare i conti con questo dilemma. E le risposte saranno varie, come varia è la natura degli uomini. Comandanti come il feldmaresciallo Ferdinand Schirner, che sul Baltico costringe i suoi soldati a dare l'impossibile. Soldati semplici, come Kurt Vetter, salvo grazie alla pallottola di un soldato russo. Alti ufficiali come il conte Gerhard von Schwerin, combattuto nel corso della guerra tra il dovere di ubbidire e il più comune buonsenso. 45 anni, von Schwerin è noto per avere un carattere ostinato, ma che di solito non discute gli ordini. Von Schwerin mi ha sempre dato l'impressione di essere un generale leale, che eseguiva gli ordini. Magari brontolava, soprattutto quando pensava che gli ordini non fossero giustificati. A quel punto sollevava anche delle obiezioni. A metà del 1944, sotto il comando strategico del feldmaresciallo Walter Model, von Schwerin è impegnato con le sue unità corazzate contro gli alleati che avanzano da ovest. Simile a un corpo di pompieri, la sua divisione Vintund, Levriero, è sempre presente dove la battaglia è più infuocata. Ma quell'estate, davanti alla netta superiorità del nemico, è costretto ad arretrare, sempre più schiacciato verso il confine tedesco. Alla luce di questi nuovi sviluppi, von Schwerin illustra un nuovo piano agli ufficiali riuniti nel quartier generale provvisorio allestito in un castello medievale in Belgio, vicino a Aquisgrana. O almeno è questa la versione che racconterà dopo la guerra. Ero intenzionato a fare qualsiasi cosa fosse in mio potere per porre fine a una guerra ormai diventata senza speranza. E comunque, volevo risparmiare i combattimenti all'antica capitale imperiale di Aquisgrana. Il conte Gerhard von Schwerin era certamente molto determinato. Aveva idee molto chiare ed era pronto a difenderle. Come ad Aquisgrana, dove consegnò la città senza combattere, andando contro un preciso ordine del Führer. Hitler vuole che questa città di confine, dall'illustre passato, sia tenuta a tutti i costi come una roccaforte. I suoi ordini sono tassativi. Se il nemico dovesse entrare in Aquisgrana, questa dovrà essere difesa casa per casa. Non sarà ammessa alcuna ritirata. Quando la Wehrmacht arriva ad Aquisgrana, la città è nel caos. Le autorità municipali e i funzionari del partito sono già fuggiti, dopo aver diramato un confuso ordine di evacuazione. Quando entrai ad Aquisgrana, rimasi inorridito nel vedere tutta la popolazione della città che andava via, con bambini e carretti su cui avevano caricato i propri averi. Piangevano, erano sconvolti, gli avevano detto di andarsene immediatamente. Quella scena che aveva visto dovette colpirlo davvero parecchio. Von Schwerin convocò i suoi ufficiali e disse loro di andare in città per tranquillizzare la popolazione e in questo modo convincerla a tornare nelle proprie case.
Nel frattempo, von Schwerin prende accordi per la resa di Aquisgrana. Fatta eccezione per uno sparuto drappello d'avanguardia, l'ufficiale tiene la sua divisione fuori della città. Vuole evitare inutili combattimenti nell'abitato. Cercando in qualche modo di comunicare con il nemico, von Schwerin va all'ufficio telegrafico cittadino e infrange un tabù militare. Manda un messaggio agli americani, il cui arrivo è ormai dato per imminente. In inglese scrive: interrotta l'insensata evacuazione della popolazione civile. Vi chiedo di fornirle assistenza. Sono l'ultimo ufficiale al comando qui. Conte Gerhard von Schwerin. Ora andate. Con questo atto, l'ufficiale della Wehrmacht si distingue rispetto ai volenterosi servitori del regime. Dopo la guerra, amerà definirsi il salvatore di Aquisgrana. Aquisgrana mi ha conferito un ringraziamento davvero speciale per aver cercato di salvare la città dalla totale distruzione. Ma von Schwerin non riuscirà nel suo intento. Il suo piano fallisce. Le truppe americane infatti non entrano ad Aquisgrana. Dopo un'avanzata massacrante si sono fermate a riprendere fiato. Von Schwerin ha contravvenuto ad un ordine esplicito e non ha speranza di cavarsela. La mattina del giorno 13, quando Schwerin si rese conto che gli americani non arrivavano, cambiò immediatamente piano e inviò tutte le sue truppe in città proprio in quelle strade che poche ore prima diceva di volere salvare dai combattimenti. Aquisgrana diventa un campo di battaglia con tutto quello che ciò comporta per la popolazione. Per garantire la disciplina nella città roccaforte viene istituita una corte marziale estemporanea. Due sospetti saccheggiatori vengono condannati a morte. Sono stati presi per strada. Hanno appena 14 anni. La voce si sparse in un baleno. Laggiù sparano a dei ragazzi. Io naturalmente ero curiosa. Volevo sapere cosa stesse accadendo. Vidi che li trascinavano fuori dalla caserma. Rimasi pietrificata, perché li conoscevo tutti e due. Non riuscivo a crederci. Gli bendarono gli occhi con dei grandi fazzoletti da uomo e Carlo urlava: «Mamma, mamma, mamma, non voglio morire! Non ho fatto niente! Non voglio morire!» Poi un tedesco gridò «Fuoco!» e cominciarono a sparare. Karl Schwarz cadde a terra, ma riuscì a rialzarsi e cominciò ad allontanarsi verso Feldmannplatz, piano piano, un passo alla volta. A quel punto, un giovane tenente gli corse appresso e gli disse: «Cos'è? Non vuoi morire?» E gli sparò il colpo di grazia. Un'ordinanza emessa dal quartier generale di von Schwerin recita: gli sciacalli sono passibili di fucilazione sommaria da parte della Wehrmacht. Anni dopo, von Schwerin giustificherà così questa direttiva. Il responsabile ad Aquisgrana ero io. E io ero del parere che bisognasse impedire a tutti i costi i saccheggi. Sì, certo, è deplorevole che due ragazzi di 14 anni siano stati fucilati. Se l'avessi saputo, sarei sicuramente intervenuto per impedire quella esecuzione. Ma il rapporto inoltrato da Schwerin ai suoi superiori il giorno successivo lo smentisce. Ho ordinato che i saccheggiatori siano sottoposti a processo. Due sciacalli sono stati giustiziati. Firmato von Schwerin. Con quella dimostrazione di inflessibilità, con l'uccisione di due ragazzini, la Wehrmacht volle lanciare un chiaro messaggio alla popolazione di Aquisgrana. I tedeschi avevano di nuovo il controllo della città. Queste esecuzioni servivano a tenere la gente lontano dalle strade, in modo da garantire la massima libertà d'azione all'esercito. Ma questo ovviamente era in netta contraddizione con quanto Schwerin sembrava voler fare la mattina, ossia salvare Aquisgrana e i suoi abitanti. Per von Schwerin, però, ora la priorità è salvare la propria pelle. Il messaggio che gli è inviato al nemico potrebbe essere la sua condanna a morte. Cerca di recuperarlo, ma è troppo tardi. A Berlino, i funzionari del partito sono già stati informati.
Il superiore di von Schwerin, il feldmaresciallo Model, deve aprire un procedimento per alto tradimento contro il suo stesso comandante di divisione. Ma von Schwerin ha amicizie altolocate. Invece di essere punito, egli viene trasferito sul fronte italiano e prima di cadere prigioniero ottiene addirittura una promozione. Ad Aquisgrana, von Schwerin è come Amleto. Voleva salvare la città, ma non era disposto ad accettarne le conseguenze. Von Schwerin era indeciso tra la fedeltà alla patria, gli ordini del Führer e il buonsenso. E ovviamente chi ne pagò il prezzo ad Aquisgrana furono i soldati. Il piano originale di von Schwerin fallisce miseramente. Aquisgrana è la prima città tedesca a diventare un campo di battaglia e subito dopo un cumulo di macerie. Ligio agli ordini, il successore di von Schwerin, il colonnello Gerhard Wilk, fa in modo che l'opera di distruzione sia totale. In seguito, anche lui cercherà di giustificarsi. Certo, forse avrei avuto la possibilità di far finire tutto prima e magari evitare un inutile spargimento di sangue. Ma sarei stato condannato a morte per insubordinazione, questo è sicuro. Vivevo in una condizione di perenne conflitto interiore tra ubbidienza, dovere e onore. Riflessioni che maturano quando ormai tutto è finito e il colonnello è prigioniero degli inglesi a Trent Park. Ormai era completamente inutile combattere ad Aquisgrana, ma di una ritirata non ne volevano sentir parlare. Resistere a oltranza era l'ordine. O per usare il vecchio slogan, fino all'ultima pallottola. Riuscimmo a resistere per 4-5 giorni, poi tutto finì. Però c'è da dire che i civili si sono comportati da bastardi. Ovunque ci fossero soldati tedeschi a difendere una postazione o nascosti, quelli andavano di corsa a spifferare tutto agli americani. Sul serio? E perché mai, Wilk? Volevano che tutto finisse. La gente è stanca della guerra. Vuole solo che finisca. Non importa a che prezzo. E temo che questo sentimento di disperazione si stia diffondendo in tutta la Germania. Sta prendendo persino noi qui. In queste conversazioni, dove gli ufficiali non sapevano di essere spiati, si capisce in modo molto chiaro cosa pensassero veramente del Terzo Reich e come giudicassero il proprio comportamento da soldati. È qui l'eccezionalità di queste testimonianze. In seguito, come naturale, cercarono di giustificare le proprie azioni. Ubbidivo solo agli ordini, era l'unica cosa che potevo fare. A Trent Park, invece, sono sinceri, lo ammettono apertamente. Sì, eravamo nazionalsocialisti, sì, appoggiavamo Hitler, è innegabile. Nell'autunno del 1944, gli alleati sono ormai arrivati al confine della Germania, sia a est che a ovest. La Wehrmacht deve resistere a qualunque costo. Nella regione baltica della Curlandia, ad esempio, un'intera armata tedesca si trova accerchiata. Incalzata dalle armate sovietiche, di gran lunga superiori, finisce per rifugiarsi sull'isola Saaremaa, quindi nella sua punta estrema, Sörve, una penisola di appena 200 km quadrati di fronte alla costa estone. Mantenere questo insignificante lembo paludoso di terra diventa una questione di vita o di morte. Hitler impartì quell'ordine che dovevamo comunicare personalmente a tutti i soldati. Nessuno provi a lasciare l'isola, se non per andare in Siberia. Dovevamo dirlo ai soldati. Era un ordine supremo e personale del Führer. Nessuno dei 10.000 soldati tedeschi può sperare di lasciare vivo il campo di battaglia. L'Armata Rossa, che può contare sull'arrivo regolare di forze fresche, continua ad avanzare inesorabilmente. I soldati tedeschi che difendono la penisola, tagliati da rifornimenti e rinforzi, possono ben poco. Tutto ciò che hanno è la propria vita. Sono giovani come Kurt Vetter, all'epoca un caporal maggiore ventunenne. Ogni giorno vedi la morte intorno a te e ti chiedi: quanto posso ancora reggere? Una cosa però era sicura. Un soldato semplice di prima linea non ne esce mai tutto intero. Prima o poi tocca anche a te. Se sei fortunato, ti becchi una ferita e ti rispediscono a casa. Se ti dice male,
finisci quasi certamente col corpo dilaniato, le gambe amputate. Noi questo lo sapevamo. Il 30 ottobre 1944 il caporale August Miller scrive a casa. Cara moglie, cara figlia, qui nessuno crede più che consegneremo al nemico questo fazzoletto di terra su quest'isola. Il terreno è intriso di sangue. I russi stanno perdendo molti dei loro. Nella nostra unità trasmissioni siamo rimasti solo in 3. Tutti gli altri sono morti o feriti. La guerra ci sta mettendo a dura prova. Entrammo nella foresta. Sparavano. E il mio amico fu colpito. Io lo scuotevo. Bernard, come stai? Ma lui non rispondeva. Dopo un po' arrivò l'ordine di ritirarsi. Che potevo fare? Che dovevo fare? Me ne sono andato. E l'ho lasciato là, da solo. Ancora oggi mi sveglio di soprassalto la notte, ripensando a quell'esperienza. Lasciare un tuo amico steso a terra per salvare la tua vita. I valorosi combattenti di Servet ricevono le medaglie al valore. La morte di migliaia di soldati diventa la trama di una falsa epopea eroica. A metà novembre del 44, il generale Ferdinand Schörner, comandante del gruppo d'armate centro, si reca personalmente a Sörve per incoraggiare le truppe a resistere. Il generale Schörner arrivò al comando del reggimento e gli facemmo presente che ogni giorno avevamo sempre meno uomini a disposizione. Lui si rese conto immediatamente che sarebbe stato impossibile tenere la penisola. Ma era inutile, perché il Führer in persona ci aveva ordinato di resistere fino all'ultimo uomo. A novembre August Müller scrive: volesse il cielo che questa guerra finisca, ma ci sarà ancora parecchio da aspettare. Sono stato tutto il giorno in una trincea. Hanno trasformato questo posto in una fortezza. Finiremo per morire tutti come cani. Alla fine ci guardammo in faccia e decidemmo: dobbiamo procurarci una ferita, così ce ne possiamo andare da quest'isola. Tirammo a sorte con delle pagliette. Chi pescava la più corta doveva sparare. Chi prendeva la più lunga doveva mettere la gamba. A me capitò la paglia corta. Il mio compagno si mise contro un albero a una decina di metri di distanza. Io caricai il mitra e feci fuoco. Cadde a terra e cominciò a lamentarsi. Io gli dissi: su con la vita, te ne torni a casa. In 4 lo stendemmo su un pezzo di tela cerata, lo portammo al più vicino posto di pronto soccorso e lo lasciammo lì. Solo i feriti hanno qualche possibilità di uscirne vivi. Dopo 6 settimane di duri combattimenti, i soldati tedeschi morti o dispersi sono più di 4.000. Volendo fare un bilancio della battaglia di Sörve, possiamo riassumerla così: una cosa assurda, militarmente ingiustificabile, politicamente folle. Saluti e baci a tutte e due. Il tuo papà. Il tuo amato marito. Il caporale August Müller scrive queste parole il 17 novembre 1944. Non lascerà più quell'isola. Quando ormai non c'è più nulla da difendere, viene finalmente autorizzata la ritirata. Per le sofferenze subite, i soldati superstiti devono ringraziare il comandante in capo del gruppo d'armate centro, Ferdinand Schörner, che li accoglie personalmente. Schörner era il tipico ufficiale che ordinava sempre di resistere a oltranza.
Quando si veniva a sapere che stava per arrivare, chiunque poteva cercava di imboscarsi. Perché se il generale ti notava, era facile che dicesse: «Tu qui non servi, abbiamo bisogno di te al fronte», e ti spedivano in un'altra divisione. Persino adesso, e a dispetto delle perdite subite e dell'enorme pressione esercitata dalle forze nemiche, Schirner ordina agli ultimi soldati ancora abili di difendere le aree rimaste. Prendevano soldati giovanissimi e male addestrati e li spedivano al fronte. Naturalmente, dopo 3 giorni, quei ragazzi avevano il morale a pezzi. Erano talmente giovani, non reggevano allo stress e scappavano. Questa è una reazione del tutto naturale. Trovavo disumano che alcuni di quei ragazzi venissero mandati davanti alla corte marziale. Non potevano farci niente. Il comando ritiene che la paura di morire esalti lo spirito guerriero. Eravamo diretti al fronte quando all'improvviso arrivò Schirner. A un certo punto, dalla direzione del fronte, vedemmo un soldato che furtivamente tornava tutto solo verso le retrovie. Immediatamente Schirner lo raggiunse insieme ad alcuni soldati. Lo fermarono, lo interrogarono. Ci fu una breve conversazione e quindi Schirner dette un ordine a uno dei suoi che prese il soldato in consegna, lo condusse nel fossato vicino alla strada, lo mise di spalle e lo uccise. Si stima che i tribunali militari della Wehrmacht abbiano emesso 30.000 condanne a morte. Circa 20.000 di queste sono state eseguite nell'ultimo anno di guerra e sul fronte orientale. Schirner era solito visitare il fronte di continuo. Lo si evince dai suoi rapporti. Scriveva: «Ho visto i tali soldati in questa o quella località e ho dato ordine che siano rispediti al fronte o sottoposti al giudizio sommario di una corte marziale». Era così, faceva proprio così, e fu questo che impressionò Hitler. Schirner non era uno di quei generali che se ne sta seduto davanti a una cartina. Al contrario, lui andava al fronte e si occupava di tutto. Un generale zelante e intransigente che incarna l'ideale hitleriano del guerriero nazionalsocialista. Attitudine mentale e fanatismo contano più della tradizione militare. Dopo i primi anni trascorsi nei corpi scelti delle unità alpine della vecchia Reichswehr, Schirner ha una carriera particolarmente rapida con il Terzo Reich e non esita a conformarsi alla nuova mentalità. Di lui, Hitler apprezza soprattutto il fatto che esegua senza la minima esitazione ordini dettati solo dall'ideologia. Ogni volta che tornava da un colloquio con Hitler, Schirner era sempre pieno di ottimismo. Gli si illuminava il viso. Di tanto in tanto, poi, se ne usciva con frasi come «Il Führer vuole che io...» oppure «Il Führer si aspetta che teniamo il fronte» o «Il Führer si aspetta che allunghiamo la linea del fronte». Esternazioni di questo tipo, frasi del genere, mi facevano pensare che fosse un militare molto politicizzato. Il soldato politico è la perfetta incarnazione dell'ideologia nazista. Dal 1944, del resto, i soldati della Wehrmacht sono sottoposti sempre di più ad un indottrinamento politico. A Schirner viene affidato l'incarico specifico di curare la formazione ideologica delle truppe. Hitler aveva sempre voluto dar vita a un nuovo tipo di soldato. Nel corso della guerra riuscì con successo sempre maggiore a infondere nelle truppe lo spirito nazista. È l'unico modo per spiegare una resistenza tanto prolungata della Germania. I soldati tedeschi continuarono a combattere, ma questo fece aumentare anche il numero delle vittime. I soldati, soprattutto i più giovani, restano succubi del Führer fino alla fine.
Per loro la resistenza a oltranza diventa una questione d'onore. Ubbidiscono agli ordini, ma avvertono anche un obbligo di fedeltà verso Hitler e il Reich, la necessità di salvare la Germania dalla distruzione. E quando non possono più sperare nella vittoria, i soldati cercano altre ragioni per continuare a combattere. Anche il feldmaresciallo Schirner trova altre ragioni, ma a guerra conclusa. Dovevo salvare da 2,5 milioni a 3,5 milioni di tedeschi. La popolazione in pericolo. La macchina della propaganda fa credere che l'evacuazione dei tedeschi dai territori orientali sia per la Wehrmacht una priorità assoluta. Oltre 500,000 di profughi è stato riportato nel Reich via mare. La propaganda nazista cercò di motivare le truppe al fronte dicendo ai soldati di continuare a combattere per salvare la popolazione tedesca dei territori orientali dal bolscevismo. In realtà gli ordini erano: non abbiamo scelta, bisogna rinunciare al rimpatrio dei profughi. E non resistete, mantenete le posizioni, così portiamo in salvo la popolazione civile. La popolazione civile veniva abbandonata al proprio destino. All'inizio del 1945, Schirner viene richiamato dalla Curlandia. Il paladino della resistenza a oltranza è urgentemente richiesto in altri punti di crisi. L'imponente offensiva sovietica della primavera 1945 costringe la Wehrmacht a ripiegare fino in Slesia. Con un rapporto di forze di 15-1, i russi spazzano le unità della Wehrmacht ormai allo sbando. La ritirata fu un caos tremendo. Non c'è altro modo per descriverla, una ritirata terribile. Ormai volevamo solo uscirne vivi, fuggire a ovest. Ma in Bassa Slesia ci dovemmo fermare. C'erano i cosiddetti ufficiali di intercettazione che Schirner aveva messo con il compito di bloccare i soldati, interrompere quella fuga scomposta e ricompattare i ranghi. Alla fine, la Wehrmacht riesce a formare una cintura difensiva lungo un ampio fronte. La macchina della propaganda lavora senza sosta per dare morale alla truppa. Complimenti, ragazzi, vi siete costruiti una reggia. Puoi dirlo forte. I russi vi lasciano in pace qui. Normalmente sì, hanno più paura di noi di quanta ne abbiamo noi di loro. Un reportage da una realtà che non esiste. Non a caso questo filmato non è mai arrivato nelle sale cinematografiche. Questi uomini sanno di dover difendere il suolo tedesco. Sì, signore, siamo tutti consapevoli che dobbiamo mantenere la posizione senza arretrare di un solo passo. Capitano, secondo lei i russi se la vedranno brutta qui? Questo è sicuro. L'ufficiale prussiano della vecchia scuola per i suoi soldati era come un padre, faceva di tutto perché ci fosse il minor numero possibile di caduti tra i suoi, aveva a cuore il benessere della truppa, eccetera. I nazisti facevano l'esatto contrario, usavano la gente, non me, come carne da cannone, i soliti ordini di Hitler. Resistenza a oltranza, la città deve essere tenuta fino all'ultimo uomo, l'opposto della tradizione prussiana. Ogni tentativo è vano. Per nascondere la realtà dei fatti, anche la controffensiva più insignificante viene presentata come una svolta decisiva nelle sorti del conflitto. La liberazione della città di Lauban. All'inizio del marzo 1945, le unità tedesche si concentrano per ferrare il contrattacco. Non appena le truppe di Schirner conquistano Lauban, a ravvivare la speranza nell'imminente vittoria arriva Joseph Goebbels. Con Hitler rinchiuso nel suo bunker, il ministro per la propaganda è l'unico portavoce del governo del Terzo Reich. Nella piazza principale di Lauban, il dottor Goebbels è accolto dal comandante del gruppo d'armate, generale Schirner, presente anche l'unità combattente della divisione Granatieri del Führer. Quelle che venivano presentate come unità combattenti erano formate solo da anziani arruolati a forza nel Volkssturm, la polizia popolare, e ragazzini che portavano elmetti di 3 misure più grandi. Non era un bello spettacolo. Avemmo l'impressione di assistere a una triste messa in scena. Sulla piazza del mercato, Goebbels si profonde in grandi elogi per i metodi usati da Schirner per sollevare il morale delle truppe.
Un plauso particolare va all'abitudine del feldmaresciallo di impiccare i disertori all'albero più vicino. Io credo che i nostri soldati, al momento dell'offensiva sul fronte orientale, non debbano attendersi né debbano mostrare alcuna pietà. Alcuna pietà! E sono convinto, oggi più di quanto non lo sia stato in tutta la mia vita, che un giorno innalzeremo la bandiera della vittoria. Una retorica roboante e velleitaria. In realtà i soldati tedeschi si stanno ritirando da tutti i fronti. In Occidente gli alleati hanno oltrepassato il Reno. Avanzano verso il polo industriale della Ruhr. All'inizio di aprile hanno circondato le maggiori fabbriche di armamenti del Terzo Reich tra il Reno e la Ruhr. Per organizzare la difesa della sacca della Ruhr, Hitler può contare su un fedele comandante di gruppo d'armate, un uomo al quale sa di poter affidare le missioni più proibitive. Il feldmaresciallo Model gode anche del rispetto dei propri soldati. Model era uno che passava moltissimo tempo al fronte. Non era di quelli che comandavano dalle retrovie, seduti davanti a una carta geografica. Lui andava ovunque. Pensava che la sua presenza fosse di qualche utilità. Model è sempre presente. Questo i suoi soldati lo sanno. Il feldmaresciallo interviene ovunque lo reputi necessario. Si diceva, Model ti rimodella tutto come pare a lui. Nel senso che diverse volte riuscì a fermare la ritirata di un'intera armata. Successivamente anche di tutto un fronte di armate, prima a est e poi ad ovest. Model difende i propri interessi con grande determinazione anche di fronte a Hitler. Nessun altro generale ha mai criticato così apertamente, così spesso il Führer, ma sempre solo su questioni di carattere strettamente militare. Model non ammetteva le critiche contro Hitler. Egli stesso non criticava Hitler in sé, ma era capace di battersi anche aspramente per ottenere nuovi soldati, armi o carburanti. Non mollava mai la presa e spesso nascevano violente discussioni tra Hitler e Model. Eppure il Führer non nutriva rancore verso di lui. Hitler ha detto di lui: sono sicuro che Model ce la farà, ma non vorrei mai essere un suo sottoposto. Model era l'opposto di un politico. Era un militare fino in fondo, che pensava solo in termini strettamente militari. Per le alte cariche da lui ricoperte, questo gli costò, giustamente, pesanti accuse dopo la guerra. Privo di qualunque senso di opportunità politica, dalla sacca della Ruhr, Model lancia infuocati appelli alla battaglia. Un uomo che non crede più nella vittoria non può combattere con la durezza necessaria e il disprezzo della morte. Ma le forze rimaste nella valle della Ruhr sono costituite solo da uomini della milizia popolare, veterani e giovani reclute. Lothar Ester all'epoca è un allievo ufficiale di 19 anni. Era il nostro primo incarico operativo. I panzer russi avanzavano e noi stavamo nelle buche anticarro. Eravamo in due per buca, con un lanciarazzi a testa. Avevamo l'ordine di lasciare avanzare i primi panzer finché non avessero raggiunto l'ultima trincea. All'inizio tutto andò liscio. Poi uno di noi, probabilmente un po' troppo nervoso, aprì il fuoco. A quel punto, un carro che era lì fece una cosa che non avevo mai visto prima. Puntò dritto sulla buca dove erano i soldati tedeschi. Ci si fermò sopra e fece un giro completo di 360 gradi, praticamente stritolando e seppellendo i due poveri soldati.
Un sacrificio inutile. L'accerchiamento si stringe sempre di più. Ormai le forze americane avanzano senza quasi incontrare resistenza, mentre le unità tedesche sono tagliate fuori dagli approvvigionamenti. Il generale Model affida al proprio aiutante un'ultima missione. Poi Model si è accomiato da me. Ebbi l'impressione che avesse gli occhi umidi. Mi dette una lettera per sua moglie. Immaginai che fosse una lettera di addio, perché non riuscivo proprio a immaginarmi Model prigioniero. Ma Model ha scritto anche un'altra lettera. Hitler deve essere informato con estrema chiarezza di quanto è grave la situazione nel bacino della Ruhr. Quando Hitler entrò nella stanza, gli dissi che avremmo potuto resistere al massimo per un altro giorno. Non avevamo più né benzina né munizioni e il morale dei soldati era a pezzi. Aggiunsi che l'ultima scintilla di resistenza in tutta la sacca della Ruhr era rimasta quella del feldmaresciallo Model, che però non poteva più dare ordini ai suoi soldati perché non c'era più nulla da ordinare. A quel punto Hitler disse: già, Model era il mio miglior feldmaresciallo. Hitler dice era. Il devoto Model non sa di essere già stato liquidato e continua a resistere fino all'ultimo. Combattere fino all'ultimo e morire con un'arma in mano. Ognuno di voi è invitato a seguirmi. Model continua a non voler prendere in considerazione la possibilità di una resa. I suoi soldati intanto sono praticamente abbandonati a se stessi. Il comandante della compagnia venne e ci disse: ragazzi, per voi la guerra è finita. Tornate dalle vostre madri, vi stanno aspettando. Buona fortuna, e ci dette una cartina da portare con noi. Ci sbarazzammo immediatamente delle ultime armi che avevamo e aspettammo che arrivassero gli americani. Poi alzammo lentamente le braccia. Dietro le nostre spalle sentimmo uno sparo. Poco dopo Esther scrive nel suo diario: dritti tra le braccia degli americani. Solo uno di noi mancava all'appello, Jupp Kreitemann. Più tardi abbiamo saputo che uno della nostra polizia militare lo aveva ucciso perché voleva arrendersi. Ucciso da un proprio compagno per un atto di comune buonsenso. Era gente consapevole che presto sarebbe finita. Quella era stata la loro vita, la loro unica occupazione. Loro sapevano che il passato non sarebbe più tornato. Credevano nella vittoria finale e per loro eravamo dei traditori. Sono soprattutto i soldati più giovani, quelli che non hanno conosciuto un altro mondo, a voler continuare a combattere. Arrendersi era riprovevole, era una vergogna. Questo concetto ce lo avevano inculcato fin dall'inizio. E nessuno di noi voleva morire con quest'onta. Volevamo cadere con onore. Mentre continua l'avanzata degli alleati in territorio tedesco, ogni uomo della Wehrmacht deve affrontare lo stesso dilemma. A Gotha, antica città della Germania orientale finora risparmiata dalla guerra, Josef von Gadol viene convocato nella sede del comando al castello di Friedenstein. Qui gli viene ordinato di organizzare le difese della città. Gadol, con una semplice stretta di mano, si era impegnato a difendere Gotha fino all'ultimo uomo, fino all'ultima goccia di sangue. E aveva curato meticolosamente tutti i preparativi, come lo scavo delle trincee e la chiamata alle armi dei sedicenni. Anche i feriti nell'ospedale da campo erano stati allertati. Chiunque fosse stato in grado di camminare, avrebbe preso parte ai combattimenti. Ai primi di aprile del 45 gli americani sono ormai a pochi chilometri da Gotha. Per von Gadol, austriaco di nascita, è il momento di uscire allo scoperto.
Gadol sapeva di non avere abbastanza uomini per difendere la città e prevedeva un alto numero di vittime. Voleva risparmiare quelle vite umane. Von Gadol convince altri funzionari della città ad appoggiare il suo piano. Ha in mente un atto che non ha precedenti nella storia della Wehrmacht. Von Gadol ha deciso di recarsi personalmente nelle prime linee americane per offrire la resa pacifica della città. Durante il tragitto, tuttavia, egli viene fermato da una pattuglia dell'unità della contraerea tedesca che lo arresta come traditore e lo degrada. Dove credevate di andare? Siete un traditore. Non siete degno di quest'uniforme. Von Gadol viene subito trasportato a Weimar. Il giorno seguente la corte marziale lo condanna a morte per fucilazione. Nel giro di poche ore la sentenza viene eseguita. Von Gadol è uno dei pochi ufficiali ad avere anteposto la coscienza al dovere, eppure ancora oggi il suo nome resta pressoché sconosciuto. Ciò nonostante, egli ha raggiunto il suo obiettivo. La città di Gotha è stata risparmiata. Il giorno della sua esecuzione, l'esercito americano entra nella città senza sparare nemmeno un colpo. Von Gadol ha ordinato alla Wehrmacht di ritirarsi e ha fatto appendere ovunque drappi bianchi. Gli americani avanzano senza incontrare alcuna resistenza. I generali tedeschi, tuttavia, non riescono ad apprezzare il buon senso della decisione di Von Gadol. Gli unici a farlo sono quelli che non hanno più nulla da perdere, come gli ufficiali prigionieri a Trent Park, in Inghilterra, nella primavera del 1945. Ho sempre pensato che fosse sbagliato arrendersi. Perché si poteva creare una spaccatura nella nazione dalle conseguenze disastrose. Ma oggi questa guerra deve finire. Ormai è pura follia. Noi non cadremo. Qualunque nazione può perdere una guerra. Se è stata condotta stupidamente. Se viene portata a una situazione assurda dai politici. Ma il nostro popolo non può perdere questa guerra se combatte come si deve fino alla fine. Questo è un suicidio. È il suicidio collettivo di una nazione. Una cosa che la storia non aveva mai visto. Nel suo ultimo quartier generale, una tenuta vicino a Düsseldorf, senza più alcun contatto con la situazione reale della sacca della Ruhr, Model respinge ogni appello alla resa. Ai suoi soldati lascia la scelta di decidere autonomamente se continuare a combattere o no. A metà aprile Model si dimette dal suo incarico e insieme a pochi fedeli seguaci attende la fine in una foresta nei pressi di Duisburg. Il 20 aprile, il giorno del compleanno di Hitler, Goebbels fece un discorso di un'assurdità delirante. Il Führer percorrerà il suo cammino fino alla fine. Dove lo attende non la distruzione del suo popolo, ma un nuovo, più felice inizio, un'età dell'oro della cultura tedesca, quale non si era mai vista. Il Führer troverà una sua dimensione. Io ero proprio accanto a Model e sentii che diceva: ho sacrificato la mia vita per questi bastardi. Finché era stato impegnato da mattina a sera a dare ordini, riusciva a passarci sopra dicendo: la politica, stanni alla larga e fai solo il tuo dovere. Ma dopo 24 ore trascorse nella foresta, senza il suo bastone da feldmaresciallo, in compagnia di appena 5 persone, mangiato vivo dalle zanzare, si rese finalmente conto di quanto tutto fosse assurdo. Poi mi disse: Bear, non potete pensare che io, un feldmaresciallo responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone, o forse anche più, obbligato a dover render conto di tutto questo,
esca da questa foresta a mani alzate dicendo: «Eccomi qui, Feldmaresciallo Model». Il giorno seguente, ossessionato dall'idea di aver servito un falso dio, il generale, ormai privo del suo potere, agisce di conseguenza, fuggendo dalle proprie responsabilità. Se i generali avessero detto «ora basta», Hitler poteva fare quello che voleva. Non avrebbe più funzionato. Se i generali avessero detto «ora basta», la guerra sarebbe finita prima. Invece non l'hanno fatto. I generali hanno continuato a obbedire a Hitler fino alla fine. Soprattutto sul fronte orientale. Nel suo quartier generale ceco, in un albergo termale vicino a Königgrätz, 200 km a nord di Praga, anche Schirner festeggia a modo suo il compleanno del Führer. Il giorno del compleanno di Hitler fu convocato l'intero Stato Maggiore e in quell'occasione Schirner fece un discorso infiammato di cieca assoluta venerazione verso Hitler. Il Führer ci ha affidato un compito, una missione, ed è nostro dovere non deluderlo, mostrarci degni della sua fiducia. Fedeli alle sue parole, gli uomini agli ordini di Schirner continuano a combattere, persino dopo la morte di Hitler. Un evento che altrove aiuta i soldati a riacquistare poco a poco il senso della realtà. A guerra conclusa, questo comandante, che ha incitato i propri uomini a resistere fino all'ultimo, si rivela un uomo estremamente adattabile. Vedere Schirner quella mattina in abiti civili fu un vero shock. Inspiegabile, non riuscivo a capacitarmi. Mi chiese di condurlo al campo di volo. E una volta arrivati lì, c'era un solo aereo. Ci salutammo come se fossimo due uomini d'affari. Nella speranza di essere fatto prigioniero dagli americani, il 9 maggio 1945 Schirner fa rotta verso ovest, abbandonando al proprio destino la sua armata. Ma ha fatto male i suoi calcoli. Gli americani lo rispediscono ai sovietici come prigioniero. Schirner tornerà a casa nel 1955. In Germania Ovest sarà chiamato a rendere conto del suo operato durante gli anni della guerra, ma Schirner non si mostra affatto pentito. A tenere unito il gruppo d'armate centro fino all'ultimo giorno della guerra furono solo la fedeltà dei miei soldati nei miei confronti e la mia sconfinata fiducia verso i miei soldati. Ci hanno abbandonato a noi stessi. La guerra era finita, a nessuno di loro importava più nulla dei soldati tedeschi. Dovevano cavarsela da soli. Ferdinand Schirner viene processato e imprigionato per le condanne a morte che ha pronunciato. Liberato dopo 3 anni, morirà nel 1973. Il conte Gerhard von Schwerin diventerà consulente per la creazione del nuovo esercito della Germania occidentale. È celebrato nell'Albo d'Oro della città di Aquisgrana. Ferito a Serve, Kurt Wetter ritorna dalla guerra nel 1945 e diventa insegnante di economia aziendale. Morirà all'inizio del 2007. Al ritorno da un campo di prigionia francese, Lothar Ester intraprenderà la carriera dell'insegnamento. Volevamo vivere. Basta con quella guerra maledetta. Volevamo tornare a casa, vivere nella pace. Molti però non sono mai tornati. Tra gennaio e maggio 1945 hanno perso la vita 1.200.000 soldati tedeschi e le vittime tra i nemici sono milioni. La Wehrmacht si è rivelata l'arma più letale che qualunque dittatore abbia mai avuto a sua disposizione. Alla fine però si è autodistrutta. Da un punto di vista militare o politico avrebbero dovuto fermarsi molto prima. In sostanza fu adottata una strategia, se così si può dire, di semplice autodistruzione. O si vince o si muore. Un esercito spazzato via dalla stessa morte, distruzione e sofferenza che ha inflitto al mondo. Ferite che ancora oggi fanno male.